Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di lei, Ford Puma versione hybrid con motorizzazione a benzina 1000 di cilindrata e con l'integrazione di un motore elettrico. Eh, questa versione con allestimento eh, Titanium, quindi un allestimento intermedio, che però già offre tantissimo, con in più l'installazione di alcuni pacchetti optional quest'auto che mi è stata gentilmente concessa in prova dal car dealer Ratti Auto questa car dealer che ho già portato sul canale con la Peugeot elettrica dove ho spiegato cos'è Ratti Auto eh, mi ha gentilmente appunto messo a disposizione questa versione Puma ibrida aziendale, quest'auto che ha attualmente poco più di 2000 km che trovate nel loro sito se la volete acquistare perché comunque loro ve la spediscono in tutta Italia in tutta Italia ve la consegnano e ve la portano a casa con igienizzazione quindi se il prezzo è quello che stava Cercando il prezzo è quello che volevate, eh, la potete acquistare e loro ve la portano in tutta Italia. Quindi date un'occhiata al loro sito perché sicuramente trovate l'auto che fa per voi nel caso vogliate ovviamente cambiare la vostra automobile. Volete vedere un'auto aziendale, un'auto chilometri zero, un'auto usata o un'auto nuova contattateli, guardate il loro sito, guardate i loro social. Quindi questa versione eh, della puma ibrida, quest'auto che secondo me è fantastica dal punto di vista estetico, ha una linea super aggressiva, ovviamente non c'entra nulla con eh, la puma che era arrivata da Ford negli anni 90, che era una sorta di coupé, eh, abbastanza strana come auto, qua no, qua è rimasto solo il nome e l'auto è davvero incredibile. È un piccolo crossover eh, fatto sul pianale della Forfiesta, ma con dimensioni maggiorate, arriviamo a oltre 4. 4 metri di lunghezza, quasi 4,20 metri di lunghezza e devo dire che è davvero massiccia averla in mano e appunto queste linee ci fanno capire che design aggressivo è stato studiato intorno a quest'auto e come avrete visto ho un ospite lui, DJI FPV, questo drone è davvero incredibile, anche lui con delle linee particolari ma davvero aggressive che mi aiuterà eh, nelle riprese appunto intorno all'automobile quindi tutte le riprese esterne fatte sull'automobile le farò con lui quindi una bella combinazione tra un prodotto iperaggressivo, un prodotto che fa i 150 km all'ora che fa da 0 a 100 in due secondi, con un'auto secondo me della linea aggressiva, non con prestazioni incredibili, perché ovviamente è un crossover. Ma ci stanno bene in abbinamento per questo design davvero davvero cattivo. Allora, questa versione ibrida, come vi ho detto, che è un motore 1000 di cilindrata, arriva a 125 cavalli. Ovviamente, utilizzando eh, la parte elettrica, perché questa parte elettrica si integra in maniera, secondo me, spettacolare con questo motore a tre cilindri. Eh, ovviamente, la parte elettrica è solo di integrazione. Quindi eh, è un mild hybrid. Quindi, una versione eh, non separata dalla parte elettrica. Quindi, la parte elettrica non è utilizzabile in maniera indipendente. Ma sarà sempre integrata solo. Solo appunto per risparmiare consumi e avere più prestazioni e più accelerazioni, appunto, perché pur essendo un mille di cilindrata, ragazzi è davvero divertente da utilizzare appunto per questa parte elettrica che vi dà un qualcosina in più nelle accelerazioni. Questa parte elettrica che utilizza la batteria che viene ricaricata quando noi freniamo, utilizziamo il freno motore. Poi vi faccio vedere quando saliamo a bordo e facciamo il test drive. Eh, vi farò vedere appunto quando entra, eh, diciamo, in azione questa parte di ricarica. Quindi, voi non dovete pensare assolutamente a niente né a ricaricarla quando andate a casa, cioè assolutamente a niente. Voi la utilizzate come utilizzate un'auto eh, qualunque, fa tutto lei in maniera indipendente. E questa puma che vedete qua è in allestimento, come vi ho detto, titanium, quindi allestimento intermedio. Quindi, abbiamo i sensori eh, di parcheggio posteriori, abbiamo un monitor. Touchscreen da 8 pollici, un monitor centrale nel quadro centrale che poi vi farò vedere da 4.2 pollici, oltre ovviamente ai tachimetri analogici. Eh, poi abbiamo di serie cerchi da 17, cromature laterali abbiamo fendi di serie eh, specchietti richiudibili sedili massaggianti con regolazione lombare cioè davvero super accessoriata appunto pur essendo una versione intermedia eh, in più lei essendo una versione appunto aziendale monta anche dei pacchetti optional che sarebbero da pagare a parte monta il pacchetto che viene chiamato invernale da ford cioè un pacchetto dove abbiamo il volante riscaldato eh, i sedili riscaldati abbiamo il cristallo anteriore che contiene diciamo una serpentina di sbrinamento e scongelamento un po' come succede per quello posteriore però ovviamente eh, è molto più invisibile questo reticolato che c'è all'interno anche se andando molto vicino si vedono questi puntini dentro nel cristallo perché comunque c'è questa sorta di serpentina che va a scongelare e sbrinare eh, il vetro un po' come succede per quello posteriore e in più sempre come pacchetto che viene dato come optional monta le gomme 4 stagioni quindi avete capito che auto super completa che eh, vi trovate in mano, davvero un'auto con eh, davvero... Tutto, e forse anche di più di quello che vi serve e poi, comunque, anche l'abitacolo non è niente male dal punto di vista del, dello spazio perché, comunque, essendo un'auto abbastanza alta ci si sta davvero comodi anche dietro, tanto spazio. E il bagagliaio mi è piaciuto davvero un sacco. Adesso ve lo faccio vedere subito perché, secondo me, è un altro punto forte di questa Ford Puma. Un bagagliaio capiente, comodo e con anche una chicca studiata da Ford. Quindi diamo un'occhiata al bagagliaio. Ragazzi, il bagagliaio è davvero, secondo me, uno dei punti forti di questa Ford Puma. Guardate lo spazio, è eh, davvero eh, incredibile quanto spazio abbiamo a bordo di questa Puma fatta sul telaio della Ford Fiesta. Eh, Un'altra cosa interessante è la cappelliera che vedete, che sale, quindi ci dà la possibilità di avere più spazio disponibile qua senza dover rimuovere la cappelliera e lasciarla a casa o inficarla da qualche parte in macchina. Eh, essendo poi di un materiale eh, morbido, possiamo sganciarla, piegarla e metterla via, ma già così, ragazzi, non crea assolutamente nessun ingombro eh, il bagagliaio come ho detto è il suo punto forte perché ha un volume di carico davvero incredibile e una cosa che mi è piaciuta tanto è che il piano è davvero molto alto quindi abbiamo questo piano che guardate dove mi arriva ed è comodissimo per prendere e togliere le cose eh, il gradino qua è quasi inesistente quindi è davvero super super comodo eh, io l'ho usato per portare i droni a volare eh, in questa settimana con l'ho avuta in prova e avere lo zaino qua a quell'altezza qua è davvero stato comodissimo per togliere le cose far volare il Rimettere tutto in macchina e andare a casa, e poi come avete visto i due sedili sono sdoppiabili. Quindi andando a cliccare il tasto qua laterale facciamo scendere la seduta e guardate ragazzi quanto spazio ci diventa un volume di carico davvero incredibile. Eh, adesso vado a recuperare il sedile. Ok, allora. Eh, qua abbiamo una presa da 12 volte, comodissima per attaccare un frigorifero o qualsiasi cosa volessimo attaccare, e poi arriva quello che è la sorpresa eh, da parte di Forne: cioè questo andando ad alzare il pianale qua sotto. Ragazzi abbiamo questa, una vasca eh, che, eh, come vedete, tiene fino a 50 kg che è completamente riempibile d'acqua. Possiamo riempirla d'acqua, che qua sotto, poi abbiamo un tappo che eh, ci permette di fare scolare via l'acqua e eh, quindi possiamo riempire questa vaschetta, possiamo utilizzarla eh, per metterci i dopo sci, gli scarponi da sci quando sono tutti bagnati, li mettiamo qua, anche se la neve si scioglie e ci riempie tutta la vaschetta d'acqua, non è assolutamente un problema. Eh, togliamo il tappo e l'acqua se ne va via. Quindi un'idea particolare da parte di Ford che non so eh, a quanti possa interessare, secondo me a tanti sì, ad altri no però sicuramente apprezzabile l'idea e poi c'è da dire che possiamo caricare oggetti molto molto alti perché comunque partendo dalla diciamo il fondo di questa vasca arrivare fino all'1,8 abbiamo un'altezza davvero incredibile che arriva quasi al metro e mezzo di altezza. sicuramente un'idea da apprezzare perché comunque oltre al fatto della vaschetta stagna che ci può aiutare quando dobbiamo caricare cose bagnate o riempire d'acqua nel caso volessimo fare qualcosa di particolare aumenta anche comunque il volume di carico e la tipologia di oggetti che possiamo andare a caricare. Quindi sicuramente il baule è uno dei punti forti di questa Ford Puma EcoBoost Hybrid. Quindi ragazzi, adesso direi che è arrivato il momento di salire a bordo e di provare questa Ford Puma 1000 di cilindrata versione Hybrid. Andiamo. Ok ragazzi, allora iniziamo da quello che è il comparto tecnologico di quest'auto, eh, quindi l'infotainment e il quadro centrale. Allora il quadro centrale che ha i due tachimetri eh, della velocità e del girimotore analogici, ma poi all'interno tra uno e l'altro abbiamo un quadro digitale da 4,2 pollici eh, che ci dà un sacco di informazioni e possibilità. Abbiamo varie schermate che andiamo a modificare e selezionare con il tasto che abbiamo qua. Adesso vedete che c'è acceso che c'è un passeggero a bordo, perché lui capisce ovviamente quanti passeggeri ci sono a bordo in base al sensore che c'è all'interno delle sedute e vedete che adesso c'è un passeggero con lo sfleghino verde perché vuol dire che la cintura l'ho messa e eh, diciamo siamo pronti a partire. A questo punto abbiamo la possibilità di selezionare varie schermate. Adesso ve le faccio vedere sempre con il tasto ok lo andiamo a fare scorrere verso l'alto e vedete che cambiano le schermate quindi ogni schermata ha delle informazioni diverse quindi possiamo lasciarla o su una schermata o selezionare quella che più ehm, ci interessa guida assistita perché quest'auto eh, tiene la carreggiata quindi abbiamo l'attivazione o la disattivazione eh, di questa possibilità di sicurezza di guida e qua abbiamo la lettura di cartelli stradali quella che sto usando io in questo momento è questa perché perché questa schermata invece ci è molto utile perché possiamo scoprire eh, quanto diciamo interviene il motore elettrico e quando lo andiamo a ricaricare o meglio andiamo a ricaricare eh, la batteria della parte del motore elettrico infatti vedete che adesso eh, se io lascio il gas e freno vedete che la barra verde eh, si riempie perché sta caricando la batteria se invece accelero vedete la barra blu si accende questo specie di cerchio qua in basso che sarebbe il motore elettrico e eh, vuol dire che stiamo utilizzando anche la parte elettrica l'altra schermata interessante e anche questa dove abbiamo ovviamente i consumi quindi possiamo eh, vedere quanto stiamo consumando perché quest'auto quando diciamo in utilizzo normale e mentre utilizza anche il motore elettrico ha un consumo che è di circa eh, 4,9 litri per 100 km quindi davvero è un consumo bassissimo appunto dato dal fatto che si ha la possibilità di eh, utilizzare il eh, motore elettrico che comunque va ad abbassare quello che sono i consumi poi eh, qua abbiamo la schermata dove ci dà tutte le informazioni eh, della macchina e vi dicendo qua la connessione qua la radio quindi abbiamo tante informazioni all'interno di questo piccolo display digitale passiamo invece a quello che è l'infotainment cioè il quadro centrale un display da 8 pollici e con un software e una grafica secondo me davvero davvero ben fatta eh, mi è piaciuta un sacco dal punto di vista dell'utilità è super completo ma davvero super intuitivo è ovviamente compatibile con Apple CarPlay Android Auto o la possibilità solo di connessione Bluetooth quindi una possibilità dove non abbiamo tutte le funzioni di Apple CarPlay o di Android Auto, ma abbiamo comunque possibilità di telefonare, ricevere telefonate o far partire la musica che abbiamo all'interno eh, del nostro telefono. Eh, ovviamente avendo Android Auto o eh, Apple CarPlay si ha molte, molte più funzioni e possibilità poi questa versione monta il navigatore di serie, quindi abbiamo il navigatore integrato eh, nell'infotainment, o altrimenti Google Maps va più che bene, anzi probabilmente anche meglio. Eh, poi possibilità eh, di andare ad aggiornare il software della macchina direttamente eh, tramite i dati del nostro telefono, quindi possiamo eh, fare l'aggiornamento del software, possiamo eh, creare un hotspot all'interno della nostra auto, quindi eh, il nostro telefono eh, distribuirà la rete wifi all'interno dell'auto quindi chiunque salirà a bordo potrà connettersi alla nostra rete wifi e tranquillamente navigare e comunque utilizzare una connessione internet. Un'altra cosa che possiamo fare sempre da, eh, dal quadro dell'infotainment ovviamente oltre a cambiare stazioni radio vi dicendo che qua abbiamo anche la radio digitale eh, quindi abbiamo anche una qualità audio notevole dal punto di vista della radio dove la radio digitale è coperta eh, e un'altra cosa che possiamo fare sempre da lui da questo infotainment è la regolazione. Del massaggio eh, dello schienale, perché nei due sedili anteriori abbiamo la possibilità di avere un massaggio in tre posizioni lungo lo schienale. Andando a cliccare il tasto da parte al sedile che abbiamo proprio sul fianco del sedile. Se lo vado a cliccare. Ecco che entro nel menu del massaggio. Quindi, qua posso selezionare dove voglio il massaggio sono tre altezze e anche l'intensità del massaggio. Questo sia per il conducente che per il passeggero. Eh, vi voglio dire, ragazzi, che. A, diciamo intensità massima è veramente una cosa incredibile ci spinge in avanti, è pazzesco e poi quest'auto come vi ho detto a inizio video è un'auto aziendale quindi è un'auto che ha eh, su dei chilometri, però se guardate ragazzi sono 2237 km in questo momento, quindi se la andate ad acquistare dal sito Ratti Auto eh, e prendete queste i chilometri che ha ragazzi sono più o meno questi, adesso dipende quanti io gliene faccio ancora prima di ridarla però <ride> il, diciamo che indicativamente dai, non superiamo i 2300 km, quindi sapete che se andate ad acquistare i chilometri che ha sono questi. O se volete, ragazzi, ne hanno altre a chilometri zero, nuove, ne hanno di tutti i tipi, è eh, di puma e di tante seme, altre auto. però se volete proprio lei, secondo me è un prezzaccio quello che trovate nel loro sito perché comunque questo allestimento titanium. È davvero eh, già completo. In più questa in particolare monta anche dei pacchetti optional. Ragazzi. Il pacchetto Winter che ha il volante riscaldato. Che attiviamo sempre dalla diciamo dall strumentazione del condizionatore. Quest'auto monta il condizionatore non automatico ma manuale in questa versione, eh, però abbiamo la possibilità di riscaldare il volante, eh, di riscaldare i sedili anteriori sia conducente che passeggero, e eh, in più abbiamo la possibilità. Eh, anche di sbrinare il vetro anteriore perché all'interno, come vi ho detto, eh, del vetro c'è un reticolato che va a sbrinare e sghiacciare eh, anche l'unotto eh, anteriore. Ed è sicuramente una cosa interessante per chi la usa o abita in zone molto, molto fredde. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda l'infotainment, eh, super, super promossa. È davvero eh, facilissimo utilizzarlo e trovare subito quello che vogliamo. E in più, c'è una voce eh, che ci parla, che ci guida in italiano e ci guida con le varie funzioni che dobbiamo utilizzare e poi vicino alla leva del cambio abbiamo Tre tasti, eh, di cui uno molto importante che ci regola la modalità di guida o meglio ci fa decidere che modalità di guida vogliamo in questo momento. Abbiamo cinque possibilità, abbiamo normale che è questa che sto utilizzando io in questo momento, poi abbiamo eh, eco, quindi per risparmiare carburante, poi abbiamo sport, ovviamente per avere una guida molto più aggressiva dove anche il motore elettrico eh, ci aiuterà in maniera importante eh, e poi abbiamo bassa aderenza, quindi quando c'è l'asfalto freddo, quando c'è il ghiaccio, quando c'è bagnato e poi abbiamo sterrato quindi se dovessimo andare in una strada sterrata eh, scivolosa per la terra per la sabbia quello che è eh, ovviamente abbiamo un, una modalità di guida più adatta a quel tipo di terreno poi uno degli altri tre tasti è questo che attiva o disattiva il controllo di trazione quindi abbiamo possibilità di attivare o disattivare il controllo eh, di trazione e poi c'è l'ultimo tasto che attiva o disattiva lo start e stop quindi eh, davvero completissima sotto ogni aspetto questa Ford Puma e poi questa versione titanium eh, monta i sedili sportivi infatti guardate le stoffe e il design secondo me è davvero ottimo per un'auto comunque di questa categoria quindi davvero ben curata in ogni particolare con questo allestimento titanium poi sempre qua in basso vicino alla leva del cambio abbiamo ovviamente l'accendi e una presa USB eh, dove collegheremo il nostro smartphone per, sia per ricaricarlo che eh, per collegare Android Auto o Apple CarPlay. Ma in più abbiamo questo appoggio dove possiamo andare ad appoggiare il cellulare per la ricarica wireless, perché comunque in quest'auto abbiamo pure la ricarica wireless ed è una cosa che secondo me eh, sta diventando davvero davvero comoda. Poi un'altra cosa comoda per questa categoria di auto è il bracciolo centrale che ovviamente non tutte hanno quindi abbiamo anche un bracciolo qua comodo eh, centrale con anche il porta oggetti mentre qua abbiamo il porta bibite o il porta bottigliette eh, quindi super davvero ragazzi completa questa Ford Puma mi è piaciuta davvero un sacco poi per chi come me ha vissuto gli anni 90 eh, avendo una determinata età sa com'era quella Ford Puma sa com'era quella Ford Puma ma questa ragazzi è tutta un'altra storia. Questa ragazzi è bella, è bella fuori, è bella dentro, è bella da utilizzare. E poi questo motore, adesso ve lo faccio sentire in modalità sport. Questo motore 1300 cilindri, che ovviamente, come sapete, il 1300 cilindri ai Bassi, c'è cioè questo rumore importante, dà un veramente eh, un gusto nel sentirlo ruggire perché il tre cilindri, ragazzi, sotto è davvero cattivo dal punto di vista del suono. E in più con l'integrazione del motore elettrico, eh, le prestazioni davvero non gli mancano. Eh, sebbene un'auto grossa, un'auto abbastanza pesante. Però, ragazzi merita davvero da questo punto di vista. Sentite, c'è! è spettacolare sentire il rumore di questo Mille. Quindi ragazzi, in conclusione, questa Ford Puma mi è piaciuta? Sì, mi è piaciuta davvero tanto. Eh, un'auto secondo me adatta sia a un giovane eh, e sia ovviamente a una famiglia perché comunque essendo un crossover si adatta un po' a tutte eh, diciamo, le tipologie di utilizzo e eh, poi comunque questa linea aggressiva piace sicuramente anche a un giovane. Poi questa versione con il cerchi in lega 17 sicuramente davvero, davvero eh, accattivante e sicuramente riesce a conquistare anche i giovani. E poi un'auto che in questa versione ibrida... Eh, Punta a farci risparmiare carburante, quindi risparmiare denaro nel suo utilizzo. Poi, essendo solo un mille di cilindrate, ovviamente a costi eh, di manutenzione, costi di gestione, costi annuali eh, molto bassi. Quindi, davvero un'auto eh, un po' per tutti. E poi con i prezzi e le offerte della car dealer Ratti Auto ragazzi non potete che eh, trovare l'auto che fa per voi, che sia una Ford Puma o meno, ma di Ford Puma però ragazzi eh, sicuramente trovate quella che fa per voi con chilometri zero, aziendali, nuovi. In questo momento Ford Puma è una delle auto più gettonate perché comunque è davvero nuova, è innovativa ed ha un design super accattivante però ne hanno di tutti i tipi sia di Farpuma che di qualsiasi altra auto quindi mi raccomando dategli un'occhiata perché sicuramente trovate l'auto che fa per voi con consegne a casa c'è un ragazzo che vi seguirà appunto passo a passo per fare l'acquisto online, se nel caso abitiate troppo lontano per venire direttamente nella loro sede. Quindi ve la faranno vedere tramite una live. Quindi potete dirgli: di No, ma io voglio vedere questa parte della macchina. Piuttosto che ve la faranno vedere in live e voi deciderete se acquistarla o meno. Eh, e in più. Con 14 giorni di recesso, ragazzi, se non fate più di 300 km, in 14 giorni la potete anche restituire se nel caso vi rendiate conto che non è l'auto che pensavate. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la mia recensione e la mia prova di questa Ford Puma eh, versione hybrid 1000 di cilindrata, 125 cavalli vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime curiosità, spoiler di quello che porterò sul canale, stampe 3D. Quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale. Ma ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.